Storie italiane. Il leone alato. Molto tempo fa, nelle meravigliose terre del Sudafrica, viveva un leone chiamato Umleu. E Umleu non era un leone qualunque. Oltre ad essere feroce e potente, aveva le ali. Non quelle ricoperte di piume, ma come le ali dei pipistrelli. Tutte pelle e ossa, ma molto grandi, molto spesse e molto forti. Potreste pensare che una bestia temibile e magnifica come Umleu fosse gentile e benevola, ma non era così. Usava la sua forza a suo vantaggio, cacciando le prede solo per gratificazione. E quando volava in aria, sbattendo quelle grandi ali, gli animali a terra correvano in qua e in là, facendo tremare il terreno come un terremoto. Ogni giorno che passava, il terrore per Umleu si diffondeva sempre di più e nemmeno gli umani furono risparmiati. Correte! Correte! Ben presto la vasta savana si ritrovò senza più umani. Erano fuggiti tutti, quelli che erano sopravvissuti, ovviamente. Ora che gli umani se n'erano andati, gli animali cominciarono a cadere preda non solo di Umleu, ma anche degli altri predatori. L'ecosistema della savana iniziò a collassare. Gli erbivori iniziarono a diminuire incredibilmente e Umleu osservava tutto, indifferente a ciò che accadeva intorno a lui. Ma chi era Umleu? E come era diventato così potente? E come aveva fatto ad avere quelle ali fuori dal comune? Per trovare le risposte a queste domande, dobbiamo andare indietro di qualche anno, quando Umleu era solo un leone, senza ali, coraggio e nome. C'era oscurità dentro di lui. A differenza dagli altri leoni, desiderava dominare non solo una parte della savana, ma il mondo intero. Un giorno, quando un branco di leonesse aveva dato la caccia ad un cervo, andò lì per reclamare la sua parte di caccia. Ma gli altri leoni e leonesse ringhiarono e lo cacciarono via. Un giorno dominerò questa vasta terra e voi tutti vi inginocchierete davanti a me. Quel giorno non avrò pietà per voi. Pieno di rabbia, il leone guardò da lontano mentre gli esseri della sua specie finivano di divorare la preda e tornavano ai loro insediamenti. Fu allora che si mosse verso il cervo braccato, di cui ora rimanevano solo le ossa. La fame lo fece impazzire e solo per soddisfarsi prese un osso e se ne andò. Per cercarsi una tana e nascondersi dal suo orgoglio che sempre lo seguiva. Infine, al tramonto, trovò una tana e vi entrò. Aveva finalmente trovato una casa. Mentre leccava il pezzo di osso, arrivò un suono improvviso dalle pareti rocciose della caverna. Sento l'odore di un essere malvagio e maligno nella mia caverna, proprio quello che ho sempre desiderato. Benvenuta, maestosa creatura, benvenuta. Chi sei? Sono Astrazor, il demone delle caverne. Vivo in questa caverna e aspetto che qualcuno la chiamasse casa sua. Qualcuno di vile e spregevole come te. Molti sono venuti prima di te a reclamare la mia tana, ma sono fuggiti non appena mi hanno visto. Ma non tu, sei pieno di cattiveria. Mi piace e vedo che porti solo la cosa che voglio. Cosa vuoi? Parla chiaramente. Quell'osso e molti altri ti darò poteri oscuri. Poteri che vanno oltre la tua immaginazione, che ti renderanno il re indiscusso della terra. E in cambio mi porterai le ossa delle prede che caccerai. Questo è tutto?
Questo è tutto, ma assicurati che siano intatte. Nessuna di esse dovrà essere rotta o avere una crepa, altrimenti i tuoi poteri inizieranno a diminuire. Quello fu il giorno in cui il destino di Umleu venne segnato. Si inchinò ad Astrazor e accettò la sua offerta. E nei giorni successivi Umleu si trasformò dal normale leone che era a ciò che è oggi. E mentre cacciava e raccoglieva ossa per Astrazor, piazzò un paio di corvi blu a guardia della sua tana, in modo che le ossa fossero al sicuro e protette dagli intrusi. Proprio in questa savana viveva un allegro rospo, che viveva la sua vita al massimo e non si preoccupava mai di nulla. E quel giorno stava trascorrendo allo stesso modo. Alzati, piccola creatura, alzati. Apri quegli occhi sognanti. Ah? Ah? Cosa? Chi sei? Io sono l'angelo dell'acqua e sono venuto per portare un messaggio. Il rospo ascoltò l'angelo dell'acqua raccontargli il segreto dei poteri di Umleu. Gli disse anche che doveva essere fermato in modo che il mondo fosse di nuovo un posto sicuro. Ossa? Veramente? Sì. Il demone delle caverne le sta accumulando per poter avere di nuovo un corpo. Umleu è solo una pedina. Una volta che avrà ossa sufficienti, il demone risorgerà e con ciò l'umanità e il resto del mondo periranno. Ma perché io? Perché sei senza paura e intelligente. Oh, è vero. Ora vai. Umleu è a caccia. Il momento è ora. Va bene. Quando il rospo raggiunse la tana, vide i corvi blu a guardia dell'ingresso. Perché sei qui? Non sai chi siamo? Siamo i guardiani della galassia. No, galassia, caverna. Ah, sì, siamo i guardiani della caverna. Siamo qui per occuparci delle ossa di Umleu. Gentili corvi, stavo solo passando. Ma guardatevi, ragazzi! Che vita orribile! Seduti qui tutto il giorno senza mai poter usare quelle ali per volare! Sentendo questo, i corvi si guardarono l'un l'altro. Vi dico cosa, volate un po' e sgranchitevi le ali! Mi siederò qui e mi prenderò cura delle ossa! Lo faresti per noi? Ovviamente! So che volete farlo! Avete solo paura di quel leone malvagio? Tu parli al nostro cuore. Grazie, fratello, ti dobbiamo un favore. E con ciò i corvi distesero le ali e volarono via. Non affrettatevi a tornare! Prendetevi tutto il tempo che volete! Io sono qui per voi! E non appena i corvi furono scomparsi, il rospo entrò nella caverna. Chi sei? Dove sono i corvi? Vedi, non ho tempo per le presentazioni. Mi metto subito al lavoro. E con ciò saltellò su e giù sulle ossa, smantellando la collina di ossa e rompendole mentre si scontravano l'una con l'altra. No, no, smettila! Nel frattempo, Umleu era lontano nella natura selvaggia. Aveva adocchiato una mandria di zebre. Sarà divertente. Ma nel momento in cui provò a volare, cadde con la faccia a terra. Cosa? E poi provò di nuovo. E poi di nuovo. E poi di nuovo. Senza rendersi conto che ora era allo scoperto. Senza rendersi conto che le sue ali avevano iniziato a svanire e il suo corpo possente aveva cominciato a rimpicciolirsi. Cosa sta accadendo? Perché non posso volare? Gli animali, elefanti, cervi, buoi e persino le iene guardavano, avanzando lentamente verso di lui, tutti insieme. Umleu li aveva spaventati tutti e ora era il momento della vendetta. Aspetta, cosa? Perché? Perché venite da me in questo modo?
E fu allora che si rese conto che non era più la potente bestia, Umleu. No, no, le mie ali, come? E mentre alzava gli occhi al cielo, vide i corvi azzurri volare allegri, senza preoccuparsi del mondo. Questo è il giorno più bello della mia vita. Io non lo saprà mai. Umleu cercò di ruggire con tutte le sue forze, ma scoprì che la sua voce si era indebolita e fu allora che tutti gli animali si avventarono su di lui. Quella fu la sua fine. Alla tana, tutte le ossa si erano frantumate e in quel momento un terribile terremoto scosse la terra. Il rospo saltò fuori e in un batter d'occhio guardò da lontano mentre la tana crollava, andando in pezzi. Non ne restava altro che macerie. Il demone delle caverne non sarebbe mai più risorto. Oh, è stato veloce e intenso. E poi? Ebbene, il rospo continuò a vivere felicemente nella sua dimora. I corvi azzurri volarono lontano e non vennero mai più visti. E per quanto riguarda la savana, beh, il suo ecosistema alla fine si è ripreso e il ciclo della vita è stato ripristinato. Uomini, animali e piante vivevano tutti insieme, ancora una volta, in armonia. E quel che resta del terribile leone è solo il suo racconto.